Ciao a tutti, sto iniziando l'estate, quindi stavo pensando di iniziare a fare qualche scherzo telefonico a qualche stabilimento balneare, chiedendogli qualche informazione e facendogli delle richieste un po' strane. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e ancora c'è il sondaggio aperto su come vorrete chiamare la giraffa, se Baffa la giraffa o Geleone il giraffone. Quindi niente, tutti pronti e cominciamo con qualche scherzo. Sì, buongiorno, volevo un'informazione. Volevo sapere se era possibile affittare 5 ombrelloni vicini fra di loro per martedì, perché ci sarebbe un gruppo di amici. Per martedì, ok, sapete già più o meno come funzionano i prezzi? No? Allora, noi abbiamo diverse fasce di prezzo, si parte da 15 euro che è il prezzo base e comprende ombrellone, due sdraie e un lettino ed è quello un pochino più lontano dal mare. Se no, vicino al mare il prezzo aumenta, quindi sarebbero 20 euro, 30 euro, 40 euro. Ok, no, più che altro ci interessava che siano vicini fra di loro perché a pranzo volevamo fare una grigliata portando al barbecue e facendo un po' di carne alla brace, se era possibile. Intanto se è possibile farlo. Sì? No, vabbè. Davvero, si può fare. Sì, grazie. Sì, buongiorno. Io volevo fissare un po' d'ombrelloni, 5 per l'esattezza, perché ci sarebbe una decina di amici. E verso l'ora di pranzo si voleva allestire un barbecue per fare un po' di carne alla griglia. Non si può, se cioè, abbiamo un ristorante, vendiamo noi la carne, il pollo, quelle cose lì, mi Ah. dispiace. Quindi non si può portare, ma tanto ci pensiamo noi, ecco, si porta il barbecue, la No, carbonella. dai, no, sì, qui c'è un bagno molto grande, così mi sto qui a casa, non ce l'ho uno spazio riservato dove poter farci. Ci sono magari alcuni bagni che se lo possono permettere, una cosa così, però sto pensando a chi viene in mente. Buongiorno, volevo un'informazione. Sì, prego. Volevo sapere se era possibile affittare un ombrellone per martedì. Sì. Per quante persone? Sapete già il prezzo? Il prezzo non lo so, e si sarebbe una famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini. Ok, allora senta, abbiamo diverse fasce di prezzo. Si parte da 15 euro, che è il prezzo base, ed è l'ombrellone più lontano dal mare, ma comprende due sdraie e un lettino. 15 euro. Se si va nelle file il prezzo va aumentando, quindi si partirebbe da un prezzo di 20 euro fino a 40 euro avvicinandoci verso il mare e il lettino si toglie, cioè praticamente il lettino è escluso. Ok, senta, le volevo chiedere un'informazione, o meglio, una curiosità, se era possibile, se avete una presa per la corrente. Sì, ce l'abbiamo dentro, vicino a un tavolino, ecco, se lei ha bisogno di lavorare al computer, ok, c'è proprio un tavolino con le prese dove potersi collegare. Ok, no, più che altro perché mia figlia mangia solo le patatine fritte, quindi niente, porterei la friggitrice per fare un po' di patatine per lei. Questa cosa credo non si possa fare. Essendo che abbiamo già il ristorante, non credo sia possibile. Ah, perché ho visto, lei mangia le patatine, le sue, la sua marca, quindi insomma era così proprio 10 minuti per friggere un paio di patatine, poi. Se le volete ve le offriamo anche noi, cioè non ci sono problemi. Senta, siccome ha chiamato anche una persona prima che voleva tipo fare una grigliata qui e uno dei solari ha detto che non era proprio possibile farlo qui, credo che neanche questo sia possibile. Ah, Mi dispiace. ok, allora niente, la ringrazio e grazie Grazie mille. a lei, mi dispiace. Niente, arrivederci. Ok, Arrivederci, buona giornata. perfetto, la Grazie ringrazio. comunque, Niente, Alberto. arrivederci. Sì, salve, buongiorno, volevo un'informazione. Sì?
Volevo sapere se era possibile prenotare un ombrellone per martedì. Sì, esatto. Allora, siamo una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini. L'unica cosa, volevo sapere se era possibile, se avete una presa di corrente. Allora, dipende, cioè nel senso, l'unica presa di corrente libera è nello spogliatoio. No, ok, Per un perché cono, so che ci dovrebbe, so che ci in serve attaccare. pratica c'è mia figlia che mangia solo le patatine fritte, quindi volevo attaccarci la friggitrice per fargli due o tre patatine. Pronto? Ascoltando, ora fare le patatine fritte nello spogliatoio a comune, non so se boh. So che, non so, onestamente questa è una domanda nuova, non so se me l'ha mai capitata, quindi ci vorrà un po' di tempo, avrà da scaldare l'olio e... Sì, no, ma quello tanto ci sono abituato, tanto quello ovunque si vada mangia solo patatine fritte. Sì, solo che c'ha la sua marca, quella preferita, cioè mangia solo quelle, in realtà è un po' stucca. Pensi che una volta anche a Gardaland, prima di una giostra, mi sono messo a friggere. Quella lì nello spogliatoio. Ok, allora sento un pochino se magari a lei va bene, poi ci possiamo sentire nel pomeriggio e la richiamo. Ok? Ci mancherebbe, Ok, mi lascia un nome così so con chi ho parlato. Lapo. Ora Lapo. io magari nel pomeriggio ci sta che non ci sia, oggi ho il vaccino. Ci andrei in mezzo manco. Però ogni tanto c'è mia madre, in senso, ora poi le racconto, sì, ho mia madre o mia moglie, insomma, siamo di famiglia, la prenotazione gliela fanno comunque. O se Ok. no, domattina, insomma, tanto per martedì i problemi di posto, insomma, non è sabato domenica. No, non c'è problema. Allora, guarda Lapo, sei simpatico, ti posso dire che è uno scherzo telefonico per un canale YouTube. Dai, sto facendo scherzi telefonici per un canale YouTube che ho, allora, niente. Prime cose che mi vengono in mente, così un po' simpatiche, provo a chiamare informazioni, ecco. Capito, aspetta che questa era nuova, Sì, una bella mai no. capitata. Infatti cerco cose un po' assurde da richiedere alla gente per, insomma, sì, Reazioni, no? esatto. Va Vai, grazie, sei stato gentilissimo. bene, Ciao, ciao. Vai, ciao. ciao, grazie. Questo mi faceva fare le patatine fritte nello spogliatoio, ragazzi, incredibile. No. Spero che questi scherzi vi siano piaciuti e aspettiamo, ho tante altre idee in mente, quindi niente, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi, commentate, trovate un nome alla giraffa e ci sentiamo prossimamente. Ciao! Sì, ciao, buongiorno, sono il ragazzo di prima della grigliata e della friggitrice, ero sempre io. Niente, ti volevo dire solo che era uno scherzo telefonico per un canale YouTube e niente, insomma, era tutto così. Vai, grazie, sei stata gentilissima, guarda. Ciao, ciao, grazie. Grazie.